Siamo con Michele Celeghin, coordinatore uscente e candidato per queste elezioni con Forza Italia, appunto, provinciale. Un paio di domande, siamo in piena votazione, tantissima affluenza intanto. Direi che il fatto che si siano presentate due liste è stato un valore aggiunto che ha dimostrato la vitalità del partito rispetto a tanti altri congressi dove si trova l'unitario e magari 10-15 persone si ritrovano a firmare un verbale con poca partecipazione. Quindi un bell'atto di democrazia di cui sono assolutamente soddisfatto, contento, perché comunque vadano le cose, quando c'è la democrazia è il sale anche della vita politica e così deve essere. Dopo 10 anni Forza Italia, in particolare in provincia di Venezia, che è la prima provincia del Veneto per numero di iscritti, si ritrova un confronto importante, democratico e io penso anche debba essere, come dire, improntato sulla correttezza. Come mai non si è riusciti a trovare un candidato unico? Ma guardi, gli amici lo sanno, ho provato fino all'ultimo a trovare una soluzione unitaria perché ritenevo e ritengo tuttora che il partito avesse bisogno, come dire, di andare compatto alle prossime elezioni, alle prossime scadenze amministrative europee che ci aspettano tra pochi mesi. È evidente che chi da un paio di mesi si è iscritto a Forza Italia ha voluto fare un passo in avanti e concorrere ad incarichi dirigenziali che, come in tantissimi altri partiti, avvengono solo dopo almeno un anno di militanza, conoscenza del territorio, conoscenza del partito, conoscenza delle realtà locali. Io mi sento di rappresentare questa ala di Forza Italia, un'ala che ha condotto, anche quando il partito era, diciamo così, ai minimi storici, questo tempo di traghettazione, di passaggio. E che effettivamente ha rappresentato la spina dorsale e l'ossatura di questo partito. Io non sono contrario ai nuovi ingressi, l'ho detto e l'ho ripetuto in più sedi, dico semplicemente che le fasi di cerniera tra i nuovi ingressi e le realtà presenti nel territorio devono essere gestite anche con dei tempi, a mio avviso, che devono essere sicuramente maggiori di quelli che ci sono stati adesso, perché, ripeto, abbiamo chiuso i tesseramenti il 31 ottobre, ci troviamo 2 mesi dopo e ci troviamo con persone che 90 giorni fa erano iscritti ad altri partiti. E infatti, da quando Tosi ha fatto il suo ingresso in Forza Italia sono stati molti i leghisti che l'hanno seguito. Forzisti storici come lo vedono questo passaggio, come un passaggio di comodo? Guardi, io l'ingresso del segretario regionale, la nomina del segretario regionale in Flavio Tosi l'ho sempre considerata una nomina positiva perché ha dato oggettiva vitalità al partito, per cui non ne vedo conseguenze, come dire, negative, soprattutto perché a questa nomina il nazionale ha dato per la prima volta, e lo dico io che faccio il coordinatore provinciale da quasi 10 anni, per la prima volta l'input dei congressi. Per cui i nuovi ingressi, unitamente alla spinta congressuale, hanno sicuramente favorito questa rinascita e questo riscoprire anche la vita del partito in maniera assolutamente positiva. Quello che non vorrei è che ci fossero solo i congressi provinciali e non ci fossero invece i congressi comunali. Nella mozione che ho presentato ho detto devono subito essere convocati i congressi comunali. I congressi comunali non possono essere fatti dopo le elezioni amministrative. La gente che si è iscritta a Forza Italia ha bisogno di avere dei referenti locali eletti e non nominati. E qua stiamo procedendo ancora a nomine. Quindi congressi locali, comunali, congresso provinciale, che oggi, stasera, andrà alla sua conclusione, e auspico anche il congresso regionale, come è e come deve essere nella vita democratica di qualsiasi partito. Il rapporto con Coraggio Italia, con Brugnaro qui a Venezia, come viene visto? Ma guardi, il rapporto con Coraggio Italia viene visto come il rapporto con qualsiasi altro alleato nel centrodestra. Coraggio Italia è di centrodestra e posso tranquillamente affermare che il sottoscritto ha avuto rapporti costruttivi sia con gli amici della Lega, sia con i coordinatori della Lega, sia con il coordinatore di Fratelli d'Italia, Luca Spavanetto, e naturalmente anche con i coordinatori di Coraggio Italia. In alcune realtà nel passato ci sono state delle convergenze, che sono state convergenze
di lista in alcune realtà comunali, vorrei dire anche molto sporadiche, vado a memoria, ma in provincia di Venezia ce ne sono state 2 su 44 comuni, per cui non sicuramente rilevanti da un punto di vista numerico, però per quanto mi riguarda il rapporto deve essere corretto, è un rapporto tra alleati, non c'è consociativismo o altre menate di questo tipo, c'è rispetto per le idee di chi sostiene le coalizioni di centrodestra e a queste si dà da fare per farle vincere e per portare persone in gamba e per bene al governo dei nostri comuni. Da quando è deceduto Berlusconi, leader, persona rappresentativa in cui si identificava il partito di Forza Italia, molti hanno pensato che il partito decadesse. E invece si sta dimostrando il contrario in questo momento, almeno per il numero di iscritti. Cosa è successo? Ah, guardi, dicevo prima, l'apertura della stagione congressuale è evidente che ha dato un nuovo impulso al partito e l'interesse di Forza Italia è cresciuto, devo dire anche con il disinteresse che si è dimostrato nei confronti per esempio della Lega. Pertanto il partito non è assolutamente morto, l'hanno dato per spacciato tante volte. Ritengo che quest'area sia l'area moderata all'interno del centrodestra e che abbia molto da dire per il futuro. Ovviamente il primo test elettorale sul quale vedremo l'esatto responso dell'elettorato su Forza Italia sarà quello relativo alle elezioni europee, che sarà il primo dato politico che ci confermerà, a mio avviso, o farà addirittura aumentare i consensi che abbiamo avuto in occasione delle elezioni politiche. Ripeto, assolutamente bene da un punto di vista di rappresentatività, assolutamente bene anche da un punto di vista di coerenza con i nostri valori e io auspico che le cose, ecco, anche ricordando il grande lavoro fatto dal presidente Berlusconi, vadano a migliorare quello che è il nostro consenso nel territorio, perché in Italia c'è bisogno di centro. Grazie infinite. Prego. Per stasera cosa si prevede? Ma io prevedo sicuramente un risultato buono, che sarà un risultato positivo dovuto alla grossa e importante affluenza che c'è stata oggi. Poi insomma, ecco, io sono dell'avviso che le cose cambiano poco nel fatto che ci sia qualcuno piuttosto qualcun altro alla guida di un settore provinciale come è il nostro. Perché? Perché conosco la base, conosco le persone che hanno governato i nostri comuni, che le stanno governando, amministratori, consiglieri comunali, assessori che si sono dati da fare. Pertanto non ho una preoccupazione di chissà quale svolta. Certo che, come ho ribadito nei giorni passati, ecco, noi siamo europeisti, siamo di ispirazione cristiano-democratica, siamo inclusivi, ecco, e non siamo sicuramente persone che si muovono, come dire, su valori diversi da quelli che sono sempre stati rappresentati da un centro moderato che il nostro presidente Tajani rappresenta in maniera ottimale a livello nazionale.